Benvenuti amici sul nuovo corso video lezione dedicato agli incroci. Incominceremo con gli incroci attraverso i quiz, per cui andremo a conoscere l'ordine di precedenza e conosceremo di volta in volta le risposte esatte di quiz commentandole insieme. Incominciamo subito con l'incrocio rappresentato in figura. Ci sono tre veicoli, vedete, veicolo blu, rosso e giallo, contraddistinte con le lettere. Incominciamo col dire qual è l'ordine di precedenza, cioè cosa stabilisce il codice della strada per capire e comprendere chi parte prima in un incrocio. L'ordine di precedenza stabilisce il codice della strada, parte chi ha la destra libera, perché normalmente negli incroci in cui non ci sono segnali, non ci sono semafori e neanche chiaramente agenti preposti a controllo del traffico, chi ha la destra libera, cioè chi da destra alla guida del proprio veicolo non viene nessuno, quello è il veicolo che praticamente parte per prima e sgombera l'incrocio. Vediamo, quindi di essere alla guida di uno di questi veicoli e comprendere tra questi tre chi ha la destra libera. Incominciamo dal veicolo giallo. Bene, se noi siamo alla guida del veicolo giallo, all'interno del veicolo giallo, la destra è rappresentata da questo tratto di strada, vedete, da cui sopraggiunge il veicolo rosso, cioè il veicolo D. Quindi il veicolo A deve dare precedenza alla sua destra, al veicolo D. Se ci poniamo all'interno del veicolo D, guidando questo veicolo e guardando la sua destra, quindi quando intendo la sua destra, dovete immaginare di essere dentro il veicolo, quindi alla sua destra c'è questa strada che è occupata dal veicolo R, da cui quindi sopraggiunge questo veicolo blu. Quindi anche il veicolo D ha la destra occupata. Vediamo invece il veicolo blu. Guardate questo veicolo, la sua destra, quindi questo tratto di strada che praticamente non c'è, è una strada inesistente, quindi è come se la sua destra di fatto fosse libera. Quindi il veicolo blu può di fatto partire per prima perché ha la destra libera, non deve dare precedenza a nessuno. Una volta partito il veicolo blu, chiaramente poi partirà il veicolo rosso e per ultimo il veicolo giallo. Vediamo di rispondere alle domande dei nostri quiz. Nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo D passa prima del veicolo R. Beh, l'ordine di precedenza l'ho appena detto, passa prima il veicolo R, poi il veicolo rosso, quindi il veicolo D. Quindi passa prima il veicolo R è assolutamente falso. Nell'incrocio rappresentato in figura, i veicoli transitano nel seguente ordine: DAR. Abbiamo detto, ripeto, il veicolo che ha la destra libera è l'unico veicolo blu, perché da destra non viene nessuno. E poi, seguendo l'orologio, come se fosse una lancetta dell'orologio, si libera la destra al D e poi al veicolo A. Quindi questo ordine di precedenza è certamente sbagliato. Nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo R passa per prima. Benissimo, l'abbiamo detto, ha la destra libera, quindi passa per prima. Nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo A ed R contemporaneamente. Impossibile, perché il veicolo A deve dare precedenza alla sua destra, quindi non può passare insieme al veicolo R. Il veicolo A deve attendere che si liberi la sua destra, cioè del veicolo D, quindi contemporaneamente impossibile. E poi, nell'incrocio rappresentato in figura, i veicoli transitano nel seguente ordine: R, D, A. Finalmente questo è l'ordine giusto del nostro quiz. Andiamo subito avanti, andiamo a conoscere un altro incrocio. Bene, anche qui ripeto, per questi primi incroci, quindi sto spiegando un attimo quali sono le norme di precedenza, ma poi vedrete man mano che riuscirete a risolverli da soli. In questo incrocio dobbiamo trovare chi ha la destra libera. Incominciamo col dire che il veicolo C, il veicolo rosso, quindi ha sì la destra libera perché qui vedete la strada non c'è. Però, questo veicolo C che svolta la sua destra è fatta non solo da questa strada, ma anche da questa che viene comunque da destra. Quindi il veicolo C che svolta a sinistra deve anche guardare, continuare a guardare la sua destra, che è occupata certamente dal veicolo giallo. Il veicolo blu, vedete come anche lui ha la destra occupata dal veicolo C, quindi anche il blu deve attendere e dare la precedenza.
Invece vicolo giallo gira strettamente a destra, si usa comunemente dire, cioè girando lungo il proprio marciapiede, dalla sua destra non sopraggiungono veicoli. È vero che il giallo è veicolo E, quindi ha la destra occupata da questo veicolo M, però nella sua direzione di marcia, cioè nella sua traiettoria, non si scontra con il veicolo proveniente da destra, quindi il veicolo E ha la destra libera. Quindi il primo veicolo potrà partire tranquillamente all'incrocio. Poi si seguirà l'ordine con cui, appunto, suggerivo prima, della lancetta dell'orologio, in quanto il veicolo C da destra non viene nessuno e anche il giallo non c'è più, e per ultimo il veicolo blu. Vediamo le risposte dei quiz. Dovendo attraversare l'incrocio, rappresentate in figura, i veicoli devono attraversare nel seguente ordine: C, M ed E. C, M ed E. Assolutamente no, perché C deve dare precedenza, abbiamo detto, quindi è falso. Nell'incrocio rappresentate figure, il veicolo C transita dopo il veicolo E. Certo, perché parte prima il veicolo E che gira strettamente a destra, poi transita il veicolo C e per ultimo il veicolo M. Benissimo. Dovendo attraversare l'incrocio rappresentate figure, il veicolo M ed E contemporaneamente. No, contemporaneamente no, perché il veicolo M deve dare precedenza alla sua destra, che è occupata dal veicolo rosso, quindi non contemporaneamente, assolutamente falso. Dovendo attraversare l'incrocio, in figura i veicoli devono transitare nel seguente ordine: E, C ed M. Finalmente questa è la sequenza giusta che abbiamo anche indicato poco fa. Abbiamo un'altra domanda: l'incrocio rappresentato in figura, il veicolo M transita per prima? No, abbiamo detto che il primo veicolo che passa per prima, transita per prima, è invece il veicolo E, quindi non è assolutamente vero. Infatti, vedete, dovendo attraversare l'incrocio, in figura, il veicolo E transita per prima. Benissimo, il veicolo E gira strettamente a destra, è il primo veicolo che può transitare e andare via dall'incrocio. Allora, in questo incrocio, la particolarità di questo incrocio è che c'è un tram, cioè un veicolo circolante su rotaie, che gode del diritto di precedenza assoluto. Dopo, naturalmente, il veicolo rosso che ha la destra libera potrà transitare, per ultimo il veicolo M. Rispondiamo ai nostri quiz. Nell'intersezione di figure, il veicolo T può passare per prima, purché il veicolo M non stia svolgendo servizio pubblico di linea. Assolutamente falso, perché i servizi pubblico di linea non ha il diritto di precedenza. Quelli che hanno la precedenza sono quelli circolanti su rotaie, quindi anche il veicolo M, anche se svolge un servizio pubblico di linea, non gode del diritto di precedenza, è un normale veicolo come tutti gli altri. Quindi il veicolo M deve dare precedenza a destra, mentre il tram, ripeto, circolante su rotaie con spazi di frenatura molto lunghi, godono del diritto di precedenza assoluto. Nell'intersezione di figure il veicolo M transita per ultimo. Beh, vediamo. Il tram parte per prima, abbiamo detto assolutamente sì. Dopo si libera a destra il veicolo rosso, perché da destra non c'è proprio la strada, quindi posso anche svoltare, il tram non c'è più, quindi parte il rosso e per ultimo il veicolo M. Quindi parte per ultimo, naturalmente la risposta è vera. Nell'intersezione figure il veicolo M ha la precedenza perché è un servizio pubblico. Ripeto, non hanno la precedenza i veicoli in servizio pubblico, ma solo quelli che circolano su rotaie. Nell'intersezione il veicolo T transita per primo, sì, è il tram, viaggia per prima e quindi transita per primo in modo assoluto. Nell'intersezione figure i veicoli transitano nell'ordine TMP, vediamo il tram, poi dice la M, ma no, perché la M deve dare precedenza al rosso, quindi non può passare in questo ordine, assolutamente falso. E poi l'ordine ancora nell'ultima domanda, i veicoli transitano il TPM, vediamo T il tram, abbiamo detto sì, poi benissimo il veicolo rosso che si è liberato alla destra, quindi nello svoltare non c'è più nessuno, e per ultimo il veicolo M, questa risposta sì, è sicuramente vera. Proseguiamo ancora con un altro incrocio, anche qui questi sono incroci a T, a forma di T, manca sempre una strada, quindi quasi sempre, come in questo caso, c'è un veicolo che ha la destra libera ed è quel veicolo che da destra, appunto, a cui a destra non deve dare precedenza a nessuno, quindi diciamo subito il veicolo B che ha la destra libera. E poi suggerisco di seguire, quando non ci sono segnali o semafori, di seguire l'ordine della lancetta dell'orologio, cioè una volta partito il veicolo B, nell'ordine si è liberata la destra veicolo H, che quindi non deve dare precedenza a più nessuno, si è liberata la destra, e per ultimo veicolo C. Vediamo le nostre risposte di quiz.
Nelle situazioni rappresentate figure, virgola B passa per prima. L'ho appena detto, passa per prima, quindi assolutamente sì. Nella situazione rappresentata in figura, virgola B non deve dare la precedenza agli altri due veicoli. È vero, perché B non deve dare precedenza a nessuno, avendo la destra libera, va diritto, svolta, tranquilla, scusate, va diritto tranquillamente, quindi gode del diritto di precedenza. Nella situazione in figura, veicolo H, vediamo questo veicolo, deve impegnare l'incrocio dopo B e C. H dopo B e C. H passa dopo il B, ma prima del C, non dopo il C. Quindi l'ordine B, H e C, quindi è assolutamente falso. Nella situazione rappresentata in figura, veicolo C deve dare la precedenza ad H. Il C, se noi siamo all'interno di questo veicolo, la sua destra è questa, cioè è rappresentata da questa strada, quindi C deve dare precedenza a destra. Anche se è un autobus, ripeto, non confondetevi con i tram che viaggiano su rotaie, quindi comunque sia, il C deve dare precedenza a destra, va benissimo. Nella situazione rappresentata in figura, il veicolo H passa per secondo. Allora, chi abbiamo detto che passa per prima? Il B, perché è la destra libera, va via. Poi passa il veicolo H che si è liberato alla destra, quindi è il secondo veicolo che passa, e per ultimo è C. Quindi assolutamente la risposta è vera. Nella situazione rappresentata in figura, il veicolo H ha la precedenza sul veicolo C, in quanto è un autobus. Attenzione, questa è una risposta un po' ingannevole, perché è vero che H ha la precedenza sul C perché viene da destra, però non perché è un autobus. Quindi l'inganno è qui. Quindi, in quanto è un autobus, e non posso dire risposta vera, perché la precedenza gli spetta perché viene da destra, non perché è un autobus. Questa è veramente una risposta di quelle a trabocchetto. Nella situazione rappresentata in figura, il veicolo H passa per prima. Abbiamo detto che non passa per prima, è il secondo, quindi non è possibile. Nella situazione in figura, il veicolo C deve disimpegnare l'incrocio per ultimo. Disimpegnare significa andarsene per ultimo, e quindi sicuramente è vero, perché abbiamo detto che è l'ultimo a partire. Nella situazione rappresentata in figura, il veicolo C passa per prima, ma no, abbiamo appena detto che è per l'ultimo, quindi non può essere. Nella situazione rappresentata in figura, passano per prima e contemporaneamente B e C, contemporaneamente, ma non è possibile. Il C deve dare precedenza a destra, aspettare che transiti il veicolo H. Quindi non può passare insieme al B, assolutamente, contemporaneamente non è possibile. Ancora un incrocio, andiamo avanti, vedete quanti incroci, alcune che portano poche affermazioni e poche domande. Vediamolo subito, questo è un tram, abbiamo già detto veicolo circolante su rotaie, diritto di precedenza assoluto, quindi passa per prima. Guardando l'incrocio, c'è un incrocio in cui c'è anche un altro veicolo che esegue man una manovra particolarmente libera, diciamo, rispetto alla sua destra, ed è veicolo A. Gira strettamente a destra, e guardate anche che nello spazio che esegue questa manovra c'è uno spazio sufficiente per il transito, in quanto non sta andando sui binari, c'è uno spazio a destra e gira strettamente a destra. Quindi, possiamo dire, affermando, che il veicolo A gira strettamente a destra insieme al tram che viaggia su rotaie. Il rosso no, non può partire perché deve aspettare che si liberi il blu, quindi nell'ordine poi, dopo il giallo e il tram insieme, parte il blu che si è liberato alla destra per ultimo il rosso. Vediamo le nostre domande di quiz. Nell'incrocio rappresentato nelle figure, il veicolo T transita per primo, certamente è certamente vero. Nell'incrocio rappresentato nelle figure, i veicoli passano nell'ordine T, L ed A, quindi il tram assolutamente, L ed A e infine veicolo C. Va benissimo anche in questa risposta. Andiamo avanti ancora con i nostri incroci. Eccone un altro. Abbiamo anche qui la destra libera. Non vi fate ingannare dalle strade che sono un po' di sbiego, non perfettamente perpendicolari, non ha importanza. La destra va sempre guardata alla guida del proprio veicolo, e quindi immaginando che, come sempre, vi ha data precedenza a destra. Se guardate l'incrocio, possiamo già dare le risposte ai nostri quiz. Nell'incrocio rappresentato nella figura, il veicolo R passa per prima. Bene, guardiamolo. Il veicolo R è questo. Io sto guidando questo veicolo. Il veicolo quindi ha la sinistra, che è questo lato, e la destra, questo. Praticamente il veicolo R ha la destra libera, per cui vedete anche che prosegue diritto, da destra non sopraggiunge nessuno, e il veicolo R può passare per prima, benissimo. Nell'incrocio che ho presentato nella figura, il veicolo T transita
prima degli altri, ma assolutamente no, anzi addirittura devo dire l'ultimo. Infatti, dopo che è andato via il veicolo blu, passa il veicolo giallo perché si è liberata la destra, e per ultimo il veicolo rosso, quindi assolutamente falso. Nell'incrocio rappresentato nella figura, il veicolo T transita prima di R. Prima, no? Ma passa per ultimo, abbiamo detto, ma insomma, questo è ok. Nell'incrocio rappresentato il veicolo A deve attendere il transito del veicolo R. Sì, benissimo, perché il veicolo A deve dare precedenza a destra, quindi lui potrà passare e sgomberare l'incrocio solo dopo che si è liberato la destra del veicolo A, da cui sopraggiunge il veicolo R. Benissimo. Nell'incrocio l'ordine di precedenza, eccolo qua l'ordine, RTA, vediamo un attimino, R va benissimo, ma dopo che è andato via il veicolo R non può partire il veicolo T, attenzione, perché dopo il veicolo R, e qui ancora vi ricordo che la lancetta dell'orologio va in qualche modo ad aiutarvi, l'ordine di precedenza, dopo il veicolo R si libera adesso il veicolo A e per ultimo il veicolo T, quindi l'ordine di precedenza è assolutamente falso. Il veicolo T deve attendere il transito del veicolo R ed A. T è l'ultimo a partire, quindi deve attendere entrambi che vadano via libera. Veicolo T passa per ultimo, l'abbiamo appena detto, sì, è l'ultimo a partire. Nell'ordine TAR, assolutamente no perché il T non è il primo a partire, abbiamo detto, quindi è falso. E nell'ordine RAT, benissimo, questo è sicuramente vero. Ancora un incrocio, vediamo un attimo, ancora vedete questi servono per imparare bene l'ordine di precedenza. Siamo alla guida di un veicolo e guardiamo subito la destra libera da chi è costituita. Questa è la strada, non c'è nessuno, e la destra è proprio la destra del veicolo rosso. Quando dico destra, non guardate la figura e guardate a destra, cioè immaginate di essere seduti dentro il veicolo e guardare alla propria destra. Quindi se io sono qui, dentro questa macchina, per capirci, la destra è fatta questa, e questa è la strada. Quindi questa è la destra e questa è la sinistra. Bene, allora, la destra è veicolo rosso e libera, lui sicuramente non deve dare precedenza a nessuno, e poi l'ordine di precedenza. Rispondiamo ai nostri quiz. Nelle norme di precedenza, il veicolo R deve attraversare l'incrocio per secondo. Ma assolutamente no, perché il veicolo R è il primo a partire, quindi è falso. Nell'incrocio rappresentato il veicolo A passa per prima, non può passare per prima perché il veicolo A deve dare precedenza alla sua destra, quindi deve attendere che vada via il veicolo R, quindi assolutamente falso. Il veicolo A passa prima del veicolo C. Se seguiamo l'incrocio, l'ordine di precedenza abbiamo detto prima R, poi A e poi C, quindi A passa prima di C. Benissimo, vero? Nell'incrocio rappresentato, in figura, il veicolo C passa per secondo, ma è l'ultimo a partire, non è secondo, ma addirittura è terzo. Il veicolo R passa per prima, benissimo, alla destra libera, abbiamo detto quindi passa per prima, possiamo dire vero. Il veicolo A deve passare per ultimo, non è per ultimo, perché l'ultimo è il veicolo C. Il veicolo A passa per seconda limite, ma non per ultimo, falso. Il veicolo C deve passare dopo il veicolo R ed A, sì. Infatti, il C passa dopo questi due veicoli, l'ultimo a partire, quindi è verissimo. I veicoli C ed R passano per primi e contemporaneamente. No, è assolutamente sbagliato. Perché? Perché C deve dare precedenza a destra e aspettare che si liberi la sua destra. Solo il veicolo R è l'unico a poter partire questo incrocio, ma non contemporaneamente col veicolo C, assolutamente. Il veicolo C deve passare per ultimo, sì, l'abbiamo già detto questo poco fa. Il veicolo R deve passare dopo il veicolo A. No, non è dopo, passa prima del veicolo A. Assolutamente falso. Il veicolo A, se è della polizia con il dispositivo dell'arma in funzione, passa per prima. Beh, questa è una delle quelle risposte ingannevoli, ma sicuramente che fa cogliere l'occasione per dire qualcosa di importante. I veicoli autorizzati, polizia, vigili del fuoco, carabinieri, con dispositivo di allarme in funzione, significa cioè sirena e segnalazione luminosa, hanno il diritto di precedenza assoluto. Quindi questi dispositivi di allarme fanno godere del diritto di precedenza assoluto, esattamente come il tram che abbiamo visto negli incroci precedenti. Quindi hanno il diritto di precedenza e passano per prima. Quindi è sicuramente una risposta vera. Nell'incrocio, il veicolo A deve passare dopo il veicolo R. Il veicolo A passa dopo il R, è esattamente vero. Bene,
Siamo adesso in un incrocio in cui andiamo a conoscere una norma di precedenza particolarmente importante che costituisce una norma della svolta sinistra. Vediamo innanzitutto l'incrocio, come si presenta, e poi vediamo anche di rispondere alle domande dei nostri quiz. Come sempre, dobbiamo trovare il veicolo che ha la destra libera. Bene. Inutile dire che il veicolo A, la sua destra, è occupata dal veicolo R, quindi il veicolo A deve dare precedenza a destra. Il veicolo R, la sua destra, è fatta dal veicolo N, quindi sopraggiunge questo veicolo, quindi anche il veicolo R deve dare precedenza alla sua destra, non può partire. Il veicolo N, guardiamolo attentamente, il veicolo N, la sua destra, è costituita da questa strada da cui non sopraggiunge nessuno. Quindi, in base a quello che abbiamo detto finora, il veicolo N ha la destra libera, può partire, benissimo, parte, però guardatelo attentamente, questo veicolo nell'effettuare questa manovra sta svoltando a sinistra, deve dare precedenza a chi viene in senso opposto. Infatti, chi svolta a sinistra, come in questo caso il veicolo N, deve avere due destre libere, cioè la prima, quella da cui si trova adesso, da cui non sopraggiunge nessuno e quindi consente di potersi incominciare a muoversi. Ma quando si porta qui al centro dell'incrocio, la sua destra è formata dal veicolo A che sopraggiunge di fronte dalla sua destra. Ecco perché il veicolo N parte, arriva in prossimità del centro dell'incrocio, si ferma, dovrà aspettare e dare precedenza a chi viene in senso opposto. Quindi attenzione perché è molto molto importante questa norma. Tutti i veicoli che svoltano a sinistra devono dare precedenza non solo a destra, ma a chi viene in senso opposto. Quindi la soluzione di questo incrocio è questa. Il veicolo N parte, si porta al centro dell'incrocio per dare precedenza al veicolo A che sopraggiunge di fronte. Ma il veicolo A potrebbe partire a questo punto? Attenzione perché il veicolo A deve dare precedenza a destra. Quindi che succede? Quando il veicolo N si è fermato al centro dell'incrocio, ha liberato la destra al veicolo R perché qui il veicolo N si è fermato al centro dell'incrocio, non sta più qui. Quindi il veicolo R si è liberata la destra. Ecco perché poi parte il veicolo rosso, dopo parte il veicolo blu e per ultimo riparte il veicolo nero. Riparte per ultimo, vedete, è stato il primo a muoversi all'incrocio, ma è l'ultimo a sgomberare l'incrocio, è l'ultimo ad attraversare l'incrocio perché dovrà attendere che sia transitato anche chi viene in senso contrario, cioè in questo caso dal veicolo A. Vediamo le domande di quiz. Nell'incrocio rappresentato da una figura, il conducente veicolo R passa prima del veicolo A. Il veicolo R passa prima del veicolo A, di fatto, perché il veicolo A deve dare precedenza a destra, quindi è vero. Nell'incrocio rappresentato da figura, il conducente del veicolo N conclude per ultimo. Che abbiamo detto? Abbiamo detto che è stato il primo a muoversi perché si è fermato al centro dell'incrocio. Poi dovrà attendere che cosa? Che transitino gli altri veicoli perché nel mettersi al centro dell'incrocio ha liberato la destra del veicolo R che potrà quindi transitare. Dopo transiterà il veicolo A e per ultimo riprenderà la marcia il veicolo N. Quindi il veicolo N conclude per ultimo, anche se è stato il primo a muoversi di fatto all'incrocio. Nell'incrocio rappresentato in figura, il conducente veicolo R deve dare la precedenza al veicolo N. R deve dare precedenza a destra, verissimo. Nell'incrocio il veicolo N ha la precedenza rispetto ad A. Non ha la precedenza, il veicolo N, abbiamo detto, svolta a sinistra, deve dare precedenza ad A che viene di fronte, quindi è falso. Il conducente veicolo R passa dopo il transito del veicolo A. Allora, il conducente del veicolo R, in effetti, quando deve passare? Passa quando il veicolo nero si è fermato al centro dell'incrocio, ma passa prima del veicolo A, non dopo il veicolo A. Quindi assolutamente falso. Nell'incrocio il veicolo N, dopo essersi portato al centro dell'incrocio, deve attendere il transito di R a. E sì, è quello che abbiamo appena detto. Il veicolo N si ferma al centro dell'incrocio, quando poi sarà transitato il veicolo R e il veicolo A potrà riprendere la marcia, quindi è verissimo. Abbiamo ancora nell'incrocio il conducente del veicolo R conclude per prima l'attraversamento. Beh, in effetti è vero, perché il veicolo N si ferma al centro, ma il primo a potersene di fatto andarsene è proprio il veicolo R, quindi è esattamente vero. Il veicolo N deve dare precedenza ad A.
deve dare precedenza al veicolo di fronte, cioè a chi svolta, quindi a sinistra deve dare precedenza a chi viene in senso opposto. Benissimo. Il conducente del veicolo R ha la precedenza rispetto ad A. Il R ha la precedenza rispetto ad A, sì, perché viene dalla sua destra e quindi sicuramente ha la precedenza. Il veicolo N passa dopo il transito del veicolo R, ma prima che transiti il veicolo A. Ma attenzione, il veicolo N abbiamo detto che è il primo che impegna l'incrocio, ma poi sarà l'ultimo ad andarsene, quindi non può transitare prima del veicolo A, esattamente il contrario, può transitare dopo il veicolo A, non prima. Non prima. Nell'incrocio di figura, il conducente del veicolo R impegna l'incrocio e si ferma al centro. Il veicolo R va diritto, non può impegnare l'incrocio. Solo colui che svolta a sinistra, che ha la destra libera, può impegnare l'incrocio. Gli altri devono aspettare, quindi è assolutamente falso. Il veicolo N attraversa per prima. Attraversa per prima, non attraversa per prima l'incrocio. Attraversa significa che se ne sta andando. Il veicolo N impegna l'incrocio per prima, non attraversa, quindi è falso. Il veicolo R deve dare la precedenza da. Il veicolo R deve dare precedenza a destra, cioè al veicolo N, ma non ad A, quindi è falso. Il veicolo N ha la precedenza rispetto ad R. Il veicolo N ha la precedenza rispetto ad A. Esattamente scusate, N rispetto ad R. Il veicolo N ha la precedenza, sì, rispetto al veicolo R perché viene dalla sua destra, quindi il veicolo N, ecco perché può impegnare l'incrocio per prima, sicuramente quindi è vero. Nell'incrocio rappresentato il conducente del veicolo R attraversa l'incrocio dopo che il veicolo N si è fermato al centro dell'incrocio e poi la soluzione che abbiamo appena indicato. Benissimo. Vediamo ancora un incrocio, velocemente, anche qui la destra libera, possiamo direttamente dare le risposte nell'ordine veicolo L, H e C. L ha la destra libera, poi parte veicolo C e quindi la risposta già mi dice che è falsa perché qua parte nell'ordine H è sbagliato, quindi vado qua subito avanti. Nell'ordine dice veicolo L contemporaneamente a C, ma non insieme, non possono partire insieme. Prima parte il blocco della destra libera, poi C e poi H, quindi assolutamente falso. Il veicolo H attraversa l'incrocio per ultimo, sì. Infatti l'ordine è blu che ha la destra libera, poi C libera la destra C che può partire e per ultimo il veicolo H, quindi va benissimo. Secondo l'ordine veicolo C, veicolo H e veicolo L, C, H, L, ma il C non è prima a partire, assolutamente non è possibile perché C deve dare precedenza a destra. Veicolo H, C ed L, H ancora sbagliate le risposte, l'ordine di precedenza non è questo. Veicolo L, C ed H, L, C ed H, benissimo, L, C ed H, verissimo. Veicolo HLC, H, deve dare precedenza a destra, non è possibile, falso. Veicolo C dopo il veicolo L, ma prima di H. Infatti, vediamo, il C parte dopo L, ma prima del veicolo H, benissimo, quindi questa è vera. E il veicolo L attraversa l'incrocio per prima. Sì, attraversa e se ne va, è il primo veicolo a potersene andare. Benissimo. Vediamo se riusciamo ancora a conoscere questi incroci. Qua c'è uno spartitraffico, la destra è identica come gli altri incroci già visti. Qual è l'unica attenzione a cui bisogna porre, quindi particolare quindi sguardo e guardando la figura, quindi particolare attenzione, è che la destra è rappresentata da qui, la strada da cui sopraggiungono i veicoli, questi sono spartitraffici di colore verde. Quindi guardiamo insieme questo tipo di incrocio. Se siamo alla guida del veicolo C, la destra del veicolo C non è solo questa, attenzione, anzi questa è una carreggiata da cui vanno via i veicoli. Il veicolo C deve dare precedenza e quindi deve guardare da questa strada da cui sopraggiungono i veicoli. Quindi il veicolo C ha la destra occupata a tutti gli effetti. Il veicolo B chiaramente ha la destra occupata, il veicolo P, questo blu. Se lo guardate attentamente, vedete, questa strada è tutta libera. Ma cosa deve particolarmente lui guardare? Non tanto questo tratto di strada, perché questa è la carreggiata da cui stanno già andando via se ci fosse qui un veicolo. Il veicolo P deve guardare questa carreggiata, cioè questo lato della strada,
questa carreggiata da cui sopraggiungono i veicoli. Non c'è nessuno. Benissimo, il veicolo P può tranquillamente transitare. E guardate la direzione della freccia, svolta a sinistra, come abbiamo detto poco fa in un incrocio. Però, nello svoltare a sinistra la sua traiettoria non si scontra con chi viene in senso contrario, sono traiettorie distinte, separate, quindi il veicolo blu di fatto alla destra libera può partire e va via subito, va via, senza fermarsi, non c'è bisogno che si fermi al centro dell'incrocio come abbiamo visto poco fa. Quindi parte il veicolo blu, poi il rosso e poi l'ultimo il giallo. Vediamo i quiz. Nell'incrocio che rappresenta le figure, il veicolo P transita per prima, sì, alla destra libera, transita per prima, se ne può anche andare tranquillamente. L'ordine PCB, PCB, P va benissimo, poi saltiamo a C, no, dopo il P si è liberata la destra al B e poi il C, quindi questo ordine PCB è assolutamente sbagliato. Nell'ordine PBC vediamo P, destra libera, poi B e per ultimo C, va benissimo, questa è la risposta giusta. I veicoli P e C contemporaneamente, ma non è possibile perché P e C contemporaneamente, no, perché il veicolo C deve dare precedenza a destra, non è possibile, eh? Quindi deve, C deve dare, aspettare che transiti il veicolo rosso, quindi assolutamente falso. Il veicolo C è alla destra occupata? Ma certo, alla destra occupata dal veicolo B, da questa carreggiata. Il veicolo B deve attendere il transito del veicolo P. Allora, il veicolo B deve attendere, sì, deve aspettare che transiti la sua destra che si liberi, e quindi è verissimo. Il veicolo P impegna l'incrocio per primo, ma si deve fermare al centro. Assolutamente, guardate, questo è ingannevole. Ma ingannevole fino a un certo punto, perché? Perché è vero che il veicolo P svolta a sinistra, ma, come ho già detto prima, non si scontra con chi viene di fronte, sono traiettorie separate, è inutile che si ferma al centro dell'incrocio. Quale sarebbe stato il caso in cui si sarebbe dovuto fermare? Se il veicolo C, guardate, invece di svoltare, se andasse diritto. Ecco, se andasse diritto il veicolo C, allora il veicolo P svoltando si dovrebbe fermare al centro dell'incrocio, ma in questo caso traiettorie separate, inutile che si ferma. Quindi assolutamente, assolutamente falso. E poi il veicolo B transita per ultimo. Non mi sembra che transita per ultimo perché è il secondo a transitare, quindi assolutamente falso. Ancora qualche incrocio particolare. Sono autobus, questo è un filobus, non è un veicolo circolante su rotaie. L'ordine di precedenza è molto semplice: il giallo alla destra libera, poi nell'ordine si segue la lancetta dell'orologio. Non ci sono diritti di precedenza, ricordando che solo il tram viaggiando su rotaia ha diritto di precedenza, o l'autobus, anche se è servizio pubblico, anche il filobus, qualunque esso sia. Il filobus ha la linea elettrica, ma non ha i binari, non hanno le rotaie, per cui non hanno diritto di precedenza. Quindi l'ordine, vediamo un attimo, FRD. No, perché F deve dare precedenza a destra. L'unico a partire questo in questo caso è il veicolo giallo, che è la destra libera, poi il rosso e per ultimo blu, quindi assolutamente falso. Il veicolo D transita prima di F, il D transita prima di F, certo, perché viene dalla sua destra, quindi certamente è vero. E l'ordine RDF, finalmente la risposta è giusta. Il filobus passa per prima perché è vincolato dalla linea elettrica, ma ho appena detto che non ha assolutamente importanza, è falso, perché chi ha la linea, chi ha diritto di precedenza è solo chi ha i binari, non chi ha la linea elettrica. Guardiamo questo incrocio dove ci sono dei segnali stradali che vanno rispettati, sono segnali di dare precedenza a destra e a sinistra con l'obbligo di rallentare chi incontra questo segnale e l'obbligo di dare precedenza a tutti i veicoli provenienti da destra e da sinistra. L'obbligo di rallentare, ricordo, non è lo stop, però comunque il veicolo, sia il veicolo R e il veicolo A devono dare precedenza alla strada trasversale, quindi partiranno comunque per ultimo. Quindi questa, dove viaggia il veicolo N, è una strada con diritto di precedenza, rispetto invece a una strada, questa dove ci sono i segnali di dare precedenza a destra e a sinistra, senza diritto di precedenza. Quindi chi viaggia su questa strada e incontra i segnali di dare precedenza a destra e a sinistra, devono partire per ultimo. Vediamo allora l'ordine di precedenza.
Il veicolo A può transitare prima del veicolo R, ma dopo il veicolo N. Vediamo un po', guardate un po', seguiamolo, qual è la soluzione di questo incrocio. Allora, il primo che parte è il veicolo N, perché? Perché viaggia su strada con diritto di precedenza, gli altri devono dare precedenza, il veicolo N senza dubbio è il primo a partire. A questo punto sono rimasti due veicoli, uno che in questo caso è il veicolo A, che va diritto, e che ha i segnali di dare precedenza a destra e a sinistra, e chi viene di fronte che ha lo stesso segnale, quindi è come se i segnali si annullassero tra di loro. Quindi chi parte tra tutti e due? Beh, in questo caso, avendo dato precedenza a destra e a sinistra e proseguendo diritto, il veicolo A ha il diritto di precedenza rispetto a chi viene di fronte che sta svoltando a sinistra, ricordando che chi svolta a sinistra deve dare precedenza a chi viene di fronte. Quindi, dopo che è transitato il veicolo verde, il veicolo A, proseguendo diritto, potrà sgomberare l'incrocio. E per ultimo faremo transitare il veicolo N, in cui avrà dato precedenza a destra e a sinistra, ma anche a chi viene in senso contrario. Quindi, nella risposta, il veicolo A può transitare prima di R, ma dopo il veicolo N è assolutamente vero, assolutamente vero. Nell'ordine ANR, ANR, no, c'è il segnale di dare precedenza, non è possibile, è falso. L'ordine NAR, N va benissimo, A va benissimo e per ultimo R, verissimo. Nell'ordine N, fino a qua ci siamo, poi il veicolo R, attenzione perché abbiamo appena detto che dovendo svoltare a sinistra lo facciamo passare per ultimo in questo caso, quindi assolutamente falsa la risposta. Il veicolo ad R devono, se necessario, fermarsi. E beh, questa è una norma di precedenza che, diciamo, ce lo impone il segnale. Se necessario, sì, bisogna fermarsi, è vero, perché è un segnale in cui abbiamo l'obbligo di dare precedenza a destra e a sinistra senza fermarsi, fermarsi se necessario, cioè se sopraggiungono veicoli. Guardiamo ancora un altro incrocio con un tram e due veicoli. Vediamo, il tram viaggia su rotaie, abbiamo ormai imparato al diritto di precedenza assoluto. Dopodiché passa il veicolo, dopo il tram passa i veicoli, tutti e due vedete hanno la destra libera, però come al solito c'è un veicolo che va diritto e uno che svolta, chi svolta a sinistra deve dare precedenza sia a destra, in questo caso il tram va bene, ma soprattutto a chi viene di fronte. Quindi dopo il tram potrà transitare il veicolo giallo e per ultimo il veicolo S. Risposta di quiz. I veicoli A ed S transitano contemporaneamente. Ma contemporaneamente dopo il veicolo T, contemporaneamente no, perché uno va diritto e uno svolta, quindi dopo il tram va bene, ma contemporaneamente è assolutamente falso. L'incrocio rappresenta le figure, il veicolo A transita per prima, il veicolo A, ma perché transita per prima? Il veicolo che transita per prima è il tram, quindi il veicolo A assolutamente non può transitare per primo, falso. Il veicolo A transita subito dopo il tram. Sì, perché dopo il tram che viaggia su rotaie, con diritto di precedenza assoluto, il veicolo A alla destra libera va diritto, non c'è più nessuno, quindi c'è assolutamente vero. I veicoli nell'ordine ATS, ATS, ma no, perché il tram è che viaggia per prima, quindi assolutamente falso. Vediamo, nell'incrocio che rappresenta le figure, il veicolo SS deve attendere il transito di T ed A. S in effetti, poi l'ultimo a partire, aspetta che transit tram, poi il veicolo A che va diritto e per ultimo S, verissimo. Il veicolo S transita dopo il veicolo T, ma prima del veicolo A. Il T va benissimo, ma non può transitare prima di A, perché il veicolo A, come ho detto, va diritto, il veicolo S invece è svolta a sinistra e deve dare precedenza a chi viene di fronte, quindi non può transitare prima del veicolo A, dopo il veicolo A assolutamente. Quindi prima è falso. Il veicolo nell'ordine TAS, TA ed S va benissimo, abbiamo detto risposta vera. E poi il veicolo T transita per prima, vabbè, su questo non c'è problema, è un tram, viaggia su rotaie, va benissimo. Guardate, questo incrocio è un incrocio in cui c'è una segnaletica di dare precedenza a destra e a sinistra, c'è anche una linea tratteggiata che indica l'andamento della strada principale. Questi veicoli A ed H devono dare precedenza a chi viaggia su strada con diritto di precedenza, quindi come se non ci fossero. Quindi la soluzione è veramente semplice perché dobbiamo trovare chi da destra, avendo il diritto di precedenza, può passare per prima, il veicolo C.
È come se non ci fosse nessuno, quindi svolta tranquillamente, deve ricevere la precedenza, poi si è ripagata la destra veicolo verde, dopo veicolo rosso, veicolo A e per ultimo veicolo H. Vediamo qualche risposta di quiz. Nell'incrocio che rappresenta le figure, veicolo R deve attendere il transito di C. R deve attendere il transito di C, sì, perché deve dare precedenza a destra, benissimo. Il veicolo C deve attendere il transito di H. C non deve attendere nessuno perché è il primo a partire, non deve attendere H, anzi al contrario, H che deve aspettare tutti gli altri, quindi assolutamente falso. Il veicolo C deve attendere RAH, deve attendere il veicolo C, no, il veicolo C non deve attendere nessuno, assolutamente falso. Il veicolo H deve attendere il transito, il veicolo H è questo qui, deve attendere CRA. In effetti il veicolo H è l'ultimo a partire, quindi questo è verissimo. Il veicolo C transita per primo, sì, abbiamo detto è colui che ha il diritto di precedenza assoluto. Il veicolo A deve attendere il transito di H, il veicolo A deve attendere il transito di H, no, perché viene dalla sua sinistra, quindi A deve ricevere precedenza, non deve attendere H, al contrario. Il veicolo A deve attendere i veicoli C ed R, sì, è vero, perché il veicolo A potrà partire solo quando la strada principale che è il diritto di precedenza si è liberata, solo allora potrà, dopo che si è liberata, è andata via veicolo C ed R, potrà transitare ed è verissimo. Il veicolo R deve attendere il transito del veicolo H, vediamo il veicolo R, deve attendere il transito di H, no, perché il veicolo R viaggia su strada con diritto di precedenza, non deve attendere nessuno, deve solo attendere che transiti il veicolo C che viene da destra, ma non del veicolo H, assolutamente. Il veicolo H deve transitare per ultimo. Veicolo H, ve l'abbiamo detto, è l'ultimo a partire e sgomberare l'incrocio. Nell'ordine CRHA, C va benissimo, R va benissimo, poi saltiamo all'H, leggete attentamente la risposta, è facile sbagliarsi. No, dopo C ed R non saltiamo ad H, dopo C ed R transita A che si è liberata la destra e poi veicolo H, quindi la risposta è falsa nell'ordine qui che abbiamo indicato. Il veicolo R deve attendere il transito di H ed A, ma R non deve, deve attendere il transito di R a H ed A, assolutamente, assolutamente no. E poi nell'ordine CRAH, CRAH, finalmente l'ordine corretto è vero. Eccoci finalmente a questi ultimi incroci che vedremo insieme in questa video lezione. E ho dedicato questi ultimi due incroci a quelli, devo dire, un po' più particolari, ecco, non difficili, ma certamente a cui bisogna porre molta attenzione. Guardiamo questo incrocio, guardiamo, ci sono cinque strade, tutte e cinque le strade sono occupate, quindi dal punto di vista teorico tutte e cinque hanno la destra occupata, perché ognuno, guardando alla propria destra, certamente risulta che sopraggiunge un veicolo a cui bisogna dare precedenza. Quindi, non avendo una strada libera, non avendo una destra libera, che succede in questo incrocio? Qual è l'ordine di precedenza? Seguitemi attentamente. Dobbiamo trovare, guardando ognuno di questi veicoli, la traiettoria, cioè la direzione della freccia, e guardare chi nella direzione della freccia da destra non si scontra con nessuno. Facciamolo insieme. Il veicolo nero. Se io sono alla guida del veicolo nero, ho innanzitutto la destra occupata, e questo l'abbiamo già detto, e guardando la direzione in cui viaggia il veicolo nero, da destra sopraggiunge il verde, quindi il nero, il veicolo C, non può assolutamente partire perché deve dare precedenza a destra. Guardiamo il veicolo verde. La sua destra occupata ed è vero, guardiamo anche qui la freccia dove arriva qui, vedete si scontra da questo punto in questo punto da destra, quindi anche il verde deve dare precedenza al blu e anche il verde non può impegnare l'incrocio per prima, assolutamente no. Guardiamo il veicolo blu, seguiamo anche qui la destra è occupata dal veicolo rosso e fino a qua ci siamo. La direzione della freccia che segue il veicolo blu si scontra in questo punto con il veicolo rosso, quindi anche il blu deve dare precedenza a destra, quindi anche il blu non potrà impegnare l'incrocio per prima. Guardiamo ancora il veicolo rosso. Il veicolo rosso, la sua destra è occupata dal veicolo giallo e anche lui, la sua destra e la sua direzione della freccia, guardatela,
si scontra con chi sopraggiunge dalla sua destra, quindi anche il rosso ha la destra occupata e deve dare precedenza al giallo. Beh, finalmente guardate invece il veicolo giallo. La sua destra è occupata, è giusto, è occupata dal veicolo nero, la strada, ma la direzione della freccia, il senso di direzione, guardatela, questa freccia che parte da questo punto in cui si trova il veicolo A e prosegue, dalla destra non si scontra con nessun veicolo che sopraggiunge da destra. Di fatto la sua traiettoria si scontra solo con un veicolo, con il veicolo E che viene da sinistra. Quindi è chiaro che il veicolo giallo deve avere la precedenza da sinistra. La sua direzione di marcia non si scontra con nessuno da destra, benissimo, questo è il veicolo che partirà per prima in questo incrocio, non scontrandosi con nessun veicolo proveniente dalle direzioni delle sue destre, diciamo, da queste direzioni qui. I quiz. Nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo V, eccolo qua, il veicolo V, deve attendere il transito di A, E ed H. Vediamo il veicolo V. Deve dare precedenza, V a destra, non deve attendere il transito di questi veicoli che vengono da sinistra, quindi è assolutamente falso. Il veicolo E passa prima di H, il veicolo E, vediamo l'ordine, passa prima di H. Beh, se noi risolviamolo di nuovo insieme l'incrocio, parte il giallo che da destra non si scontra con nessuno. Una volta partito questo veicolo, l'ordine di precedenza è il senso orario della lancetta dell'orologio, perché liberando la destra il veicolo A, alla destra il veicolo rosso, quindi parte il rosso, poi parte il blu, poi il verde, per ultimo il nero. Quindi il veicolo E passa prima del veicolo H, sì, perché dopo che è transitato il veicolo giallo passa ad E, e quindi sicuramente passa prima sia del veicolo V che del veicolo H, sicuramente prima del veicolo H. L'incrocio A, H, C e V, l'ordine di precedenza. A va benissimo, ci siamo. Poi c'è il veicolo H, dice la risposta, e qui saltiamo, no, non è possibile. Ecco qua, già è la risposta falsa, perché l'ordine di precedenza è quello che ho detto prima, A, E, V, H e C, quindi assolutamente falso. Il veicolo V ha la precedenza su H, vediamo, il veicolo V su H, sì, perché il veicolo H deve dare precedenza alla sua destra, quindi lui, il veicolo V, ha la precedenza rispetto a chi viene da sinistra, va benissimo, quindi è vero. I veicoli A, V e C passano contemporaneamente, addirittura contemporaneamente, ma com'è possibile? Non è assolutamente possibile. Il veicolo H passa dopo A, E e V. Allora, il veicolo H, vediamo quando parte in effetti. Passa dopo che sia transitato il veicolo A, poi E e V. Vediamo la risposta. A e V, perfetto, risposta via. Nell'incrocio A, E, C, V, H. A va benissimo, E va benissimo. Poi qui la risposta mi dice C, ma no, perché l'ordine di precedenza, come ho già detto più volte, è la lancetta dell'orologio. Quindi A e C, assolutamente sbagliato, falso. Il veicolo C deve dare la precedenza al veicolo H, il veicolo C ad H a destra, sì, non ci sono dubbi. Il veicolo V passa dopo C ed H, il V. Passa dopo CH, no, il V viene dalla loro destra, quindi passa prima, non dopo, assolutamente falso. Il veicolo A passa per prima? Beh, è quello che abbiamo detto fin d'ora. E poi, nel seguente ordine, A, E, V, H, C. A, ci siamo. E, d'accordo, poi V ancora benissimo, H, C. Ecco l'ordine finalmente di precedenza corretto in cui si ha la sequenza della risoluzione dell'incrocio. Ultimo incrocio che vediamo in questo video corso, in questa video lezione, è un po' lunghetta, vedete, ma estremamente importante, questo ultimo incrocio. E anche questo devo dire è un incrocio ingannevole, perché questo è un incrocio in cui dobbiamo trovare la destra libera e soprattutto ricordando di dare precedenza a destra. Beh, seguiamo un po' il ragionamento fatto pochi minuti fa. Siamo alla guida del veicolo A. La destra, guardandosi alla strada e seguendo la direzione della freccia, il veicolo A deve dare precedenza a destra, quindi A deve dare precedenza a C. Guardiamo il veicolo C, eccolo qua, guardatelo, la sua traiettoria.
Da destra, sì, è vero, sopraggiunge il veicolo verde, ma ha una direzione di marcia distinta e separata dal veicolo C. Quindi il veicolo C, dico subito, che ha la destra si è occupata fisicamente, ma la sua direzione di marcia ha la destra libera, quindi il veicolo C è il primo veicolo a partire. Se vogliamo ancora per maggior chiarezza, guardiamo il veicolo L. Vedete, il veicolo L ha sì la destra libera, ma si scontra con il rosso che viene da destra, quindi ecco il veicolo N non può partire. Lo stesso vale per il veicolo giallo, il veicolo R a destra e il veicolo E a destra. Quindi il veicolo C è l'unico di fatto in questo incrocio che... Anche questo ingannevole perché uno guarda la strada e pensa alla destra del veicolo nero, ma è sbagliato perché in questo caso, come già detto e ripeto, il veicolo nero deve poi dare precedenza a destra del veicolo A. Vediamo subito i nostri incroci con le soluzioni. L'ordine di precedenza, il veicolo E dice per prima, ma assolutamente no, deve dare precedenza, quindi questo ordine è già sbagliatissimo. Mettiamo subito la risposta falso. Il veicolo E deve dare precedenza a destra ed è L. Il veicolo E deve dare precedenza a destra, quindi esatto, a destra. Il veicolo E deve dare precedenza a tutti e due i veicoli, verissimo. I veicoli C ed R contemporaneamente, C ed R contemporaneamente, ma non è possibile perché C potrebbe partire, ma R non contemporaneamente, perché R deve dare precedenza a destra, quindi assolutamente falso, non contemporaneamente. Il veicolo L transita dopo A. Il veicolo L, vediamo. In effetti, vediamo quando transita dopo il veicolo A. Sì, perché l'ordine di precedenza è quello famoso. Parte C, poi parte il rosso, poi parte L. Quindi L ha dato precedenza a destra, assolutamente vero. Il veicolo C transita per prima. Eh sì, è la soluzione che abbiamo dato insieme pochi minuti fa. Il veicolo A deve tendere il passaggio del veicolo E. Il veicolo A deve attendere. Il veicolo A deve solo attendere la sua destra, che è costituita da veicolo C, non da veicolo E, che comunque non si scontra, quindi assolutamente falso. Il veicolo A transita prima di L. Il veicolo A prima di L. L'ordine di precedenza, abbiamo detto e lo ripeto, prima veicolo C, poi veicolo A e poi veicolo L. Quindi A è passato prima del veicolo L, verissimo. Il veicolo E deve dare la precedenza ad A. Veicolo E deve dare precedenza a destra. E veicolo E a destra c'ha questi due veicoli, R ed L, non è veicolo A, quindi assolutamente falso. Il veicolo A transita dopo il C. Veicolo A, guardatelo, deve dare precedenza a destra. Quindi, in effetti, chi parte prima? Abbiamo detto il veicolo C e dopo il veicolo A. Quindi il veicolo A transita dopo il veicolo C, verissimo. Qualunque veicolo può impegnare l'incrocio e fermarsi al centro dell'incrocio. Beh, vabbè, sarebbe una bella festicciola, ma non è possibile, assolutamente impossibile. Il veicolo L transita prima di R. Il veicolo L transita prima di R, sì, perché deve ricevere precedenza da sinistra, verissimo. E poi l'ordine CA L, CA, CA L, R ed E. Benissimo, l'ordine corrisponde ed è finalmente la risposta giusta dei nostri quiz. Abbiamo terminato anche questa lezione e questa parte sugli incroci. Esercitatevi, ripeto, sui vostri quiz, sempre con i link che vi metto sotto il mio video, su cui potrete collegarvi e ripetere più di una volta sicuramente le vostre domande per superare brillantemente i vostri esami. Grazie e alla prossima.